La vostra sirella non vi abbandona e grazie.
Sì? Sì, falla entrare. Buongiorno, buon anno, benvenuta. Allora, com'è andato il suo capodanno? Immagino che sei qui da me e per, insomma, avere qualche consiglio nutrizionale. Perfetto, io sì, sono la biologa nutrizionista dottoressa Sirel e lei è il primo paziente dell'anno per me, quindi sono molto contenta e cercherò di aiutarla il più possibile. Allora, prima di fare due chiacchiere, io innanzitutto può darmi il suo codice fiscale? Perfetto. Ok. Quindi posso darti del tu? Sei più piccola di me? Perfetto. Allora, la prima cosa da fare, prima di iniziare a parlare e di capire un po' di cose, dobbiamo prendere le tue misure. È un po' una cosa un po' fastidiosa, non fastidiosa, però insomma ci sta. Quindi adesso accomodati lì perché la mia collega, l'infermiera Maria, ti peserà e ti prenderà tutte le misure. Togliti i vestiti e mettiti sulla bilancia. Ti aspetto. Intanto comincio a compilare i tuoi dati. Allora, hai l'impegnativa. Perfetto. Allora, sei pronta? Perfetto. Allora, Maria, di questa bella signorina, dimmi. Allora, abbiamo detto età. Perfetto. Peso. Ok. Altezza. Perfetto. E prendimi anche le altre misure. Allora, seno. Quanto? Vita, fianchi, perfetto. E già che ci siamo, prendimi anche la circonferenza della coscia. Stai ferma, non ti muovere così. Perfetto, la circonferenza del braccio. Ok, adesso arrivo io, ti vengo a controllare un attimo la massa, diciamo così, lipidica, che tipo di consistenza ha, se hai una massa lipidica, perdono, un po' più importante o qualcosa, insomma, che si può tranquillamente eliminare in poco tempo. Allora, fammi vedere. Devi stare un po' attenta, sì, ma adesso mi racconterai tutte le tue abitudini. No, cellulite, no, non tantissima. Perfetto, perfetto. Allora, siediti pure. Dopo esserti rimessa i vestiti, ovviamente, e vieni qua che facciamo due chiacchiere e mi spieghi un po' di cose. Io intanto comincio a prenderti la scheda dove scriverti il regime alimentare. In questo caso non parliamo di dieta, perché la parola dieta fa un po' spavento e se parlo di dieta i miei pazienti non sono così ben propensi. Allora, perfetto, accomodati. Dunque, abbiamo detto, la tua età è questa. Studi, lavori, cosa fai? E
E beh, quindi avresti anche del tempo eventualmente, insomma, per fare un po' di attività fisica, un po' di moto. Sei sposata, hai figli? No. Ok. Allora, adesso facciamo due chiacchiere, però prima di assegnarti un regime alimentare definitivo, io ti prescriverò delle ricette. Ti darò delle impegnative, insomma, con delle analisi da fare. Innanzitutto la endocrinologica, perché a volte l'aumento di peso può essere dovuto anche a un problema di tiroide, che funziona poco o troppo poco, quindi togliamoci questi dubbi. Un'analisi del sangue completa. E un esame da un allergologo, perché potresti avere eventualmente delle reazioni. Ad esempio, io sono intollerante, non sono celiaca, ma sono molto intollerante ai farinacei. Se mangio una fetta di pane di grano duro normale, buonissimo, sto male 2 giorni e mi diventa una panza così. Per cui bisogna. Il dimagrimento non è una cosa così semplice, sai, o capire come funziona il proprio corpo non è una cosa così semplice, cioè non è che uno fa una dieta e dimagrisce, no, perché magari puoi metterti a pane e acqua per un mese e non perdere 1 chilo perché c'è qualcosa che non va. Quindi prima di questo io voglio vedere un po' le tue analisi e soprattutto l'endocrinologia e poi man mano insomma ti terrò sotto controllo. Intanto raccontami un po' le tue abitudini, cosa fai? Abbiamo detto che lavoro fai? Ah, perfetto. Quindi sei qua, lavori tutto il giorno? No, part-time, perfetto. E dimmi un'altra cosa, quindi stai molto in piedi per lavoro, questo sì, quindi ti senti stanca quando torni a casa. Ok. E qual è la prima cosa che fai appena torni a casa? Ti butti sul divano, perfetto. Che ci sta, perché ci sta, perché è sacrosanto riposarsi dopo aver lavorato, però ecco, non devi diventare, ecco, diciamo il divano non deve diventare il tuo migliore amico. Perfetto, quindi non vai in palestra, non fai sport, così ti piace camminare, perché guarda, se vuoi io posso consigliarti la palestra perché è un po' più d'urto. Ma se a te non piace, come ad esempio a me non piace e io non vado in palestra, mi piace però molto camminare anche a passo veloce. Se tu prendi la sana abitudine tutti i giorni, di andare a fare una passeggiata la mattina presto, se lavori per turni, ti organizzi quei turni così, vedrai che insomma qualche beneficio troverai perché. Con un po' di costanza e un po' di pazienza, andando avanti tutti i giorni, camminando, eccetera, il tuo metabolismo pian piano si riattiverà. Questo perché serve andare in palestra, non per morire di fatica pensando alle ciambelle che ci aspettano a casa, ma perché serve a riattivare il metabolismo, l'attività fisica per una che ha il metabolismo lento e che quindi fa fatica a perdere peso, ovviamente è la cosa più consigliata. Ma non sto parlando di palestra, sto parlando proprio di movimento. Movimento. Quindi mi raccomando, così mi senti un po' meglio. E mi raccomando, appunto, devi muoverti, 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 muoverti. Adesso, dopo, con calma, ti darò anche una serie di consigli. Intanto perdonami, qui siamo vicino all'ospedale, quindi ogni tanto si sente qualche rumore. Comunque tu stai tranquilla a tuo agio. Niente, quindi raccontami la tua giornata. Dunque, con cosa fai colazione? Perfetto, quindi latte e caffè, biscotti, perfetto, un classico. A pranzo mangi? No, no, hai poco tempo. Perfetto. Ma poi cosa fai? Oddio. Cosa fai? Fai una merenda, qualcosa? Sì. Allora, ah,
Allora, mangi al bar delle volte e poi. Ah, quindi, cioè, insomma, smangiucchi. Perfetto. Poi a cena ti capita di mangiare fuori o a volte? E cosa ti piace mangiare quando sei in un ristorante così? Ah, ti piace la pizza? Ok. Perfetto. Se no, quando sei a casa a cena, cosa mangi? Quello che c'è, insomma, gli avanzi. Ok. A che ora vai a dormire? In genere verso mezzanotte l'una. Ok, spizzichi? Cioè, mangi qualcosa prima di andare a dormire? Sì. Perfetto. Ti capita di fare aperitivi così il pomeriggio, tardo pomeriggio? Bevi alcol? Allora, mi è sufficiente. Dunque, innanzitutto voglio capire dagli esami se hai qualche intolleranza, questo mi preme proprio saperlo. O se c'è qualche cosa a livello endocrinologico, a livello interno che non va. Però, ovviamente sei venuta qui per cominciare il nuovo anno con un nuovo buon proposito, ovviamente non posso mandarti via senza darti consiglio e aiutarti. Quindi fin quando non torni qui per il prossimo appuntamento, quindi con le analisi e tutto quanto, io ti do un piccolo consiglio di regime alimentare, insomma. Allora, partiamo dalla colazione. La colazione è veramente il passo più importante della giornata, questo proprio lo devi mettere in testa, ok? E non è detto che uno a colazione debba mangiare per forza dolce, quindi per forza burro, biscotti, cose piene di burro, croissant, ogni tanto ci può stare. Però, diciamo, meglio mangiare secondo me anche qualcosa di salato piuttosto che qualcosa di dolce. Ad esempio, io la colazione sono abituata a farla salata, io ho cornetti o brioche. Non li mangio da non so quanto, però mi piace molto la colazione salata, vivendo qui, insomma, in Spagna, come ben saprai, la colazione è a base di pitufo e quindi di pane. Per cui io mangio, prendo il mio caffè con latte, il mio pitufo, il mio panino, dipende come mi sveglio, a volte lo prendo anche con la tortilla. Però a posto così, cioè poi fino all'ora di pranzo, avendo fatto un desayuno, una colazione così per me importante, insomma devo starci anche attenta perché comunque il pitufo è a base di pane, farina, grano duro e quindi a volte mi può dare dei problemi. Però a me piace di più per esempio fare la colazione salata che la dolce. Quindi tu potresti fare così. Innanzitutto, cerca di cambiare tipologia di latte. Ecco, allora facciamo così. Io la tazza di latte te la lascio, ok? Perfetto. Piuttosto che metterci dentro dolcificanti, stevia, aspartame e quant'altro, piuttosto cominci ad utilizzare lo zucchero di canna, quello grezzo, non raffinato, ne metti un po'. Però il latte assolutamente, se proprio non riesci a fare a meno del latte vaccino, diciamo, prendi il totalmente screvato. Altrimenti passa ad altri tipi di bevande la mattina, tipo latte di soia, se ti può piacere, latte di mandorla, latte di riso. Ecco, sono molto gustosi e non ti danno quella sensazione di pesantezza del latte vaccino, del latte normale. Ok,
Ovviamente una tazza di latte di dimensioni ridotte se continui a bere il latte vaccino, ok? Cosa io ti lascio libero arbitrio per quanto riguarda cosa accompagnare la tazza di latte. Ovviamente io, ad esempio, puoi mangiare del pane con della marmellata, piuttosto che lasciamo stare biscotti, per quelli per un po', diciamo, teniamoli da parte, ok? Non voglio toglierti tutto all'improvviso, perché altrimenti mi seguiresti la dieta 2 giorni e poi non ne vorresti mai più sapere. Per cui cerco di praticamente farti mangiare più o meno le stesse cose, ma adattandotele ad ingredienti più leggeri. Ad esempio, un pane che ti consiglio di mangiare, che mi piace tantissimo, è il pane di segale, che è quello nero nero ed è leggerissimo. E poi la cosa bella, diciamo, di questo pane è che si adatta perfettamente al sapore dell'alimento che accompagna. Io a volte lo mangio col prosciutto, sta benissimo, cioè non sentirai sapori strani. Quindi puoi mettere della marmellata anche lì, insomma, non stiamo a ripeterlo, sempre senza zucchero, insomma, tieniti bassa con gli zuccheri. Zuccheri di questo tipo, quindi derivati da marmellate, creme, dolci, eccetera, e zuccheri derivanti da pasta e pane, perché quelli anche poi si trasformano in zuccheri. La pasta e il pane, se tu mangi un piatto di pasta, ovviamente l'amido si trasforma in zucchero. E quindi anche lì io ti lascio a. Tu quanto mangi più o meno a pranzo, diciamo, a pranzo devi mangiare, ok? Quindi cambiare regime alimentare significa anche cambiare vita. Quindi dovrai essere un po' meno pigrotta e sicuramente portarti il pranzo sul posto di lavoro. Su questo non ci sono dubbi. Mangiare al bar ti può capitare, voglio essere buona, una volta al mese. Per il momento, quando avrai recuperato un po' di peso forma, ovviamente potrai sgarrare un po' di più, ma per i primi tempi devi, come si dice, tirare la cinghia. Ok? Non ti preoccupare, ti aiuterò, starò sempre a tua disposizione, mi puoi chiamarmi qua in ufficio. La mia segretaria, l'infermiera Maria, risponde sempre, io sono in questo ambulatorio 3 giorni a settimana e in un altro ambulatorio i restanti 3 giorni della settimana, 2 giorni. Però Maria è sempre con me e quindi se hai bisogno mi avviserà e io ti darò un aiuto. Non perdere subito, mi raccomando, non perdere subito le speranze, ok? Perché tutte le cose belle richiedono molti sacrifici e non è che uno si sveglia la mattina e ha perso 10 kg in una notte, questo succede solo nelle favole. La gente normale deve combattere per avere quello che vuole. Quindi io il piatto di pasta a pranzo te lo lascio, ok? Ti lascio il piatto di pasta. Ovviamente ti scrivo qui. Pasta, farina di riso, farina di mais e pasta, non toccare la pasta integrale. Io ti consiglio di mangiare la pasta a base di farina di mais, che in Italia si vende in quasi tutti i supermercati e se vuoi stare un po' più sul ba, su un prezzo un po' più economico, ma la qualità è giusta, ce l'ha anche l'Eurospin e forse l'MD, ha la pasta di mais, farina di mais, veramente veramente buona ed è molto leggera, quindi puoi metterci un condimento magari un po' più saporito. Ovviamente per il lavoro che fai, quindi sei in piedi, devi avere molta energia, io ti lascerei questo quantitativo, io questo quantitativo qui di pa non eccedere.
impara a pesare per un po' e pasta di riso o di mais, lascia stare tutto il resto, ok? Poi con l'apertura puoi eccedere quanto ti pare, nel senso puoi prepararti quello che vuoi. Ovviamente se hai voglia di patate al forno in padella e ci metti 2 litri di olio o 2 chili di sale, quello no. Quindi devi imparare proprio a regolarti e a volte bisogna per un po', per gioire poi dopo, togliersi a volte qualche piacere dalla bocca e andare avanti. Quindi la verdura tu la puoi mangiare come vuoi, questo sempre. Invece della pasta puoi portarti, non lo so, cavolfiori, i broccoli che sono buonissimi, i legumi, mangia quanto ne vuoi, una bella zuppa di farro, ceci, quinoa, quello che vuoi. Di quello puoi mangiarne un po' di più. Ovviamente se ti piace, come piace a me, tipo mangiare la zuppa e metterci un po' di pane, ti ripeto, sempre pane di segale, pane proprio ai cereali, non con pochissima farina raffinata. E quello te lo concedo. Come merenda, se vuoi spizzicare della verdura, io non ti dico la frutta, puoi mangiarla. La frutta però la devi mangiare sempre lontano dai pasti, non mangiare un piatto di pasta e il secondo e poi ci metti anche la frutta, no, sbagliatissimo, perché la frutta fermenta e gonfia. Al limite la puoi mangiare prima dei pasti per far sì che la frutta, diciamo fermentando, ti dia un senso di sazietà, questo sì. Però mai dopo. Comunque, mangia sempre la frutta lontano dai pasti. Mangiane tantissima, frutta di stagione, mele, pere, mandarini, arance. Compra, ad esempio, potresti comprare se non ti piace, non so, mangiarla così, pulirla, tagliarla. Potresti fare un piccolo investimento e comprare una centrifuga o un estrattore. Così da bere tutti i tuoi succhi sempre con te, li porti in una bottiglina e c'è la tua dose quotidiana di vitamine e puoi far merenda senza troppi sensi di colpa. Ok? Poi per quanto riguarda, beh, la cena, anche lì hai mangiato la pasta a pranzo, la pasta a cena scordala per il momento. Anche qui verdura, carne, pesce se vuoi, se sei vegana. Sei vegana? No, ah, molto bene. Puoi mangiare appunto una fettina di carne o del pesce. Ti sto scrivendo tutto, guarda, così hai tutti i miei appunti. Questo dolci per spizzicare, fame notturna, no. Devi essere molto forte e resistere. Non ti sto togliendo tutto, potrei mangiare le stesse cose, ma in maniera differente e con dosi differenti. Potrei mangiare yogurt, però anche lì, magari un po' più leggeri, non gusti cioccolata, vaniglia, eccetera. Bianco sarebbe l'ideale. E poi, una volta che tu per il momento, tanto le analisi le avrai all'incirca, se le vai a prenotare adesso, le avrai all'incirca fra una decina, diciamo 15 giorni, ci rivediamo già fra 15 giorni. Io qui ho tutto, il peso, dopo mi riprendo di nuovo tutte le misure per vedere se hai fatto o meno la furbetta. E quindi ti lascio questi 15 giorni comunque in totale autonomia e libertà col tuo libero arbitrio. Quindi se vuoi sbagliare, se no fa niente, meglio così. E ci rivediamo fra 15 giorni dopo, dove poi in base a, diciamo, ai risultati ti darò un regime alimentare serio da seguire. In questo momento ti dico tutto quello che devi togliere di mezzo. Latte, latticini,
Lo so, si sta male senza formaggi, latte, latticini, formaggi e tutto ciò che ha a che fare con la farina. 00, insomma, di grano duro, di grano tenero, insomma, per il momento prova a mangiare pane, però di segale, di frumento, qualcosa che a livello così di papilla gustativa è molto meno attraente, però sicuramente ti sentirai un po' più leggera. E già il fatto che tu cominci a sentirti un po' più leggera, già questo ti farà sentire più attiva, perché noi siamo pigri. Oh, mi è caduta la penna, scusate. Perché noi siamo, quando siamo un pochino più in sovrappeso, siamo un pochino più pigri, chiaro, perché siamo più appesantiti e la sensazione di pesantezza ci fa dormire, ci fa rendere pigri, ci fa mettere davanti alla TV con la busta di patatine. No, queste sono tutte cose che per il momento, ahimè, devi dimenticare. Per 15 giorni, niente McDonald's, hai mangiato tantissimo durante le feste come tutti, quindi non hai bisogno adesso di andare al McDonald's o di andare a mangiare una pizza. Per 15 giorni devi fare un po' quello che ti dico io. Poi ti prescrivo anche, così non sono dei farmaci, sono delle vitamine, dei coadiuvanti, dei parafarmaci, dei diuretici per farti andare un po', per farti perdere un po' di liquido. A proposito, una cosa molto importante, quando tu sei regolare di corpo, è una domanda un po' così, però di vitale importanza. Non tantissimo, perfetto. Allora, sì, devi mangiare leggero, devi mangiare leggero. Io non ti darò nessuna purga, nessuna cosa per farti andare in bagno. Il tuo corpo deve capire che si sta aprendo la strada verso una nuova vita e lo capirà da solo. Man mano che ti metterai in pari, che resterai più leggera, vedrai che il tuo corpo, che è una macchina perfetta, il nostro corpo è una macchina perfetta, capirà. Quindi adesso non ti do niente, però mi raccomando, la regolarità è una cosa fondamentale, cioè ragazzi, fondamentale. Sembra una cagata, in realtà non lo è. Da quello dipende il nostro benessere. In genere le persone estetiche sono anche molto infelici, perché con la cacca va via tutto. E quindi non andando in bagno, tutte le sostanze, le tossine, la roba di scarto ritorna in circolo, questo è molto pericoloso. Quindi tu dovrai mangiare leggero e fare movimento per aiutare il tuo corpo ad andare in bagno. Questa è la prima cosa. Quindi movimento e cibo sano e leggero. Intanto ti do anche questo diuretico, perché il diuretico ti aiuta a perdere liquidi e quindi a combattere la ritenzione idrica. Quindi mangerai poco e farai tanta pipì, però fra 15 giorni forse vedrai già il risultato, sarai sicuramente più sgonfia. Perché a me questa pancetta qui che hai mi sembra come da intolleranza, chiaro, mi sembra che anche tu abbia insomma una vita, sì, di lavoro eccetera, però un po' pigra. Adesso finisco di scriverti questo e poi ti spiego due cosine, altre due cosine e poi ci salutiamo. Allora, per quanto riguarda la ritenzione idrica, cioè la cellulite, non è una questione di sì, estetica, ok. Però bisogna combatterla perché il fatto che la pelle, che il nostro corpo trattiene l'acqua, non va bene. Il ristagno in nessun caso va bene. Quindi io voglio che tu beva moltissimo, moltissimo, proprio in più mettici anche questo diuretico, bevi tisane, bevi frullati o centrifugati. E tieniti sempre idratata.
Se hai la possibilità o se hai un'amica che ti può aiutare, comincia a spianarla facendo dei massaggi, perché prima agisci meglio è, e in più con questa alimentazione vedrai, lo so che ma non devi vergognarti, anzi. Poi noi donne siamo belle così. Allora, ti voglio spiegare questa cosa. Non è che se tu ti metti a dieta, allora, tutti dobbiamo mantenere il nostro peso forma. Per il mondo in cui viviamo, sì, per una questione estetica, ok? Ma per una questione di benessere, ma benessere nostro, se io mi vedo bene, se faccio le scale non mi viene il fiatone, cioè io mi sento bene, non ho di che preoccuparmi, mi sento energico, la mia vita prende anche una certa piega. Ma se io mi sento pesante, non sono in peso forma, non mi sento sicura di me, sicuro di me, e tante cose, è un anello uno dietro l'altro, che poi diventa una catena di Sant'Antonio che ti fa sentire inadeguata, che non vali, che non sei abbastanza bella, ma questo non dipende dagli altri, questo dipende da noi, non perché noi siamo vanitosi, noi dobbiamo volerci bene perché questo corpo è l'unico al momento che io sappia abbiamo, poi potremmo rincarnarci o no, questo io non lo so, però per il momento io sto vivendo la mia vita e ti aiuto a